Il tipo di vita che facciamo non ci piace e tutte le mattine che andiamo al lavoro ci sembra più che altro un inferno piuttosto che la vita che volevamo, beh, si può cambiare vita. Piccoli passi e con moderazione, ma bisogna sempre tenere presente questi 10 punti. Andiamo a vedere quali. Sigla. Bella raga, allora, il primo passo da considerare e da fare prima di poter cambiare vita è sedersi a tavolino e analizzare bene la vostra situazione. In che senso? Dobbiamo considerare la nostra situazione attuale, e non parlo solo di quella economica che comunque ha un suo peso, ma di tutti i nostri fattori limitanti che ovviamente andranno a influire su quello che vogliamo fare con la nostra nuova vita. In che senso? Innanzitutto quello che già abbiamo e quindi che ci comporta un dispendio di energie molto basso. In che senso? Abbiamo un fazzoletto di terra? Sì, no. La nostra famiglia, se ne abbiamo una, è favorevole a questo cambiamento, è pronta a fare questo cambiamento, perché non si tratta solo di un cambiamento di abitudini e quindi anche di come gestire le nostre finanze, che ovviamente saranno molto minori, soprattutto nel primo periodo, ma si tratta anche di cambiare mentalità e iniziare a capire che tutte le facilitazioni, tutta la gabbia dorata a cui ci hanno abituato non sarà più disponibile. Sì, è vero, prima se avevamo fame non avevamo voglia di cucinare, telefonata, pizza a casa, per dirne una. E una volta che inizieremo a cambiare vita, questa cosa non si potrà fare più. Si andrà a lavorare non solo per costruire un avvenire, quindi strutture, sistemi di produzione cibo, di produzione economica e via dicendo, ma si dovrà lavorare anche per preparare il nostro cibo. E non parlo solo di coltivazione, ma di conservazione prodotto, di raccolta e di preparazione dei pasti singoli. Inoltre è vero che non esiste un terreno perfetto, ma ovviamente esiste il terreno che più si addice a quello che vogliamo. Quindi non è mai, e dico mai, una perdita di tempo mettersi seduti da soli o con tutta la famiglia e analizzare se questa transizione può essere fatta nel breve tempo, nel medio tempo o nel lungo periodo. E se soprattutto siamo disposti a questo sacrificio, perché di sacrifici ce ne saranno tanti. Il premio, dopo anni e anni che avremo fatto questa scelta, potremmo dedicare il tempo della nostra vita non solo a guadagnare soldi per andare in vacanza, per comprare il nostro cibo o per fare tutte quelle cose che da soli non faremmo visto che abbiamo i soldi, ma usare coscientemente tutte le nostre risorse, che saranno sicuramente minori, senza che questo comporti un grosso sacrificio, ma anzi si fa con piacere e avendo sempre in vista il nostro obiettivo. E questo ci porta al punto 2, e cioè non bisogna farsi demoralizzare. Non solo quando implementeremo dei sistemi all'interno del nostro terreno 5 andranno male e mezzo andrà bene, ma molte volte non avremo neanche l'energia fisica e mentale per poter superare. E lì sarà il punto di svolta. O si torna indietro, la scelta più facile, oppure si va avanti e si studia, si ricerca e si sperimenta tentando di superare quei problemi. Una volta che superiamo un problema, ce ne sarà un altro, lo supereremo e ce ne sarà un altro, ma andando avanti così riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Per evitare che una volta arrivato questo punto di svolta noi saremo troppo facilitati a tornare indietro perché è la scelta più ovvia, più facile e via dicendo, arriviamo al terzo punto, e cioè avere ben chiaro che cosa lasciamo, tutto quello che comporta benefici e contro, e avere ben chiaro che cosa andremo a vivere, che cosa andremo ad affrontare e che cosa andremo ad ottenere con il tempo. Ma Lorenzo, come facciamo a saperlo? Beh raga, potete leggermente intuirlo da tutti i video che facciamo alla Contea, che servono in primis come telecronaca da una persona come Lorenzo che ha deciso di intraprendere questa strada, e qualsiasi cosa dovesse capitargli, niente e nessuno poteva fargli tornare indietro. Ma come si fa? Beh ragazzi, bisogna tenere presente un punto fisso. Per quanto riguarda noi della Contea, il nostro goal era di offrire ai nostri figli un'alternativa di futuro, non un obbligo, attenzione, ma se dovessero andare male tutti i loro progetti, tutte le loro aspettative, tutti i loro viaggi in giro per l'Italia a cercare lavoro eccetera eccetera, avranno sempre un angolo di paradiso a cui tornare che possa fornirgli tutto quello di cui abbiamo bisogno. E è un obiettivo abbastanza motivante, ve lo posso assicurare.
Quindi, una volta che abbiamo deciso di intraprendere questa strada, beh, un altro passo che dobbiamo considerare, un altro consiglio che vi do, è quello di mantenere la mente aperta a tutte le nuove scoperte, a tutte le nuove ricerche, a tutte le nuove informazioni che andrete immancabilmente a conoscere durante questo percorso, ma valutarle bene, sia che si tratti di sistemi per la produzione del cibo, per la produzione di moneta, sia che si tratti di informazioni, perché tutto quello che si trova su internet o sui libri non è oro colato. Nella migliore delle ipotesi, nella stragrande maggioranza dei casi, non va bene per il nostro sito, per il nostro clima e per la nostra zona. E con questo punto ci ricolleghiamo al punto numero 5, cioè non avere pregiudizi di sorta. Appunto perché dobbiamo mantenere la mente aperta, tutta la nostra cultura, tutte le nostre esperienze passate, sentite dire e via dicendo, non devono in alcun modo influenzare la nostra esperienza diretta. Quindi approcciamoci sempre con la mente di un bambino che vede per la prima volta tutto quello che gli succede e da lì, grazie al nostro studio, alle nostre esperienze, andiamo a capirlo e a vederle con gli occhi di madre natura, perché se lavoriamo con lei non sbagliamo mai. E un altro pregiudizio che dobbiamo totalmente toglierci dalla testa è la parola usare. Se seguiamo le etiche permaculturali e osserviamo i pattern, cioè i sistemi naturali che la natura usa in tutto quello che fa, non possiamo sbagliare e se è etico per madre natura, deve essere etico anche per noi. Come per esempio usare gli animali. Ovviamente bisogna dargli tutto il benessere di cui hanno bisogno e fornir loro la migliore esperienza di vita che noi possiamo dargli, ma la natura li usa per rigenerare i suoli e gli ecosistemi e noi possiamo usarli per rigenerare i suoli e gli ecosistemi. Un altro errore o consiglio che mi sento di darvi, e cioè il numero 6, è quello di non immaginarsi, almeno all'inizio, come vorremmo il nostro sito. Perché se andiamo a comprare un sito dove ci sono tutti ulivi o una biodiversità molto molto bassa, questo non vuol dire che se noi abbiamo immaginato lo chalet in montagna in mezzo al bosco, quello debba essere per forza il nostro angolo di paradiso, perché magari per la nostra situazione prendere un terreno scosceso con terrazze e tutto quanto o un altro tipo di terreno che non avremmo mai immaginato possa essere la nostra casa potrebbe diventare la nostra chiave di svolta per ottenere quello che vogliamo, e cioè la nostra vita. Ma come facciamo, Lorenzo, a capire se quel terreno, quel sito è adatto a noi? Beh, innanzitutto dobbiamo capire che cosa vogliamo, e quello è il numero uno. Secondo, ci sono dei punti da seguire per sbagliare molto poco in questa scelta, e qui ci aiuta la scala di permanenza di Yeomans. Se non sapete cos'è o come si usa, qua vi lascio il video. Ok, e ora abbiamo scelto il nostro sito, il settimo consiglio che mi sento di darvi è quello di iniziare a creare sistemi che subito ci ritornano qualcosa, in concomitanza ovviamente con la creazione del nostro ecosistema volto a proteggerci dai nostri fattori limitanti. Ma che cosa sono questi benedetti fattori limitanti? Beh, innanzitutto vi consiglio di fare un corso in permacultura di 72 ore. Vi siete persi quello della contea? Annaggia! Ma comunque non vi preoccupate, perché in Italia ce ne sono a bizzeffe e tutti molto validi. Ma molto brevemente, i fattori limitanti sono tutti quei fattori che limitano appunto o ci fanno tornare indietro rispetto al lavoro che abbiamo fatto in tutti quei mesi e anni che siamo nel nostro sito, come per esempio vento troppo forte, questo è quello che provoca, o anche incendi e quindi come proteggerci da loro, eccolo qua, vicinanza a fonti di rumore troppo elevate e via dicendo. Quindi iniziamo a creare non solo per l'estetica, che quella è l'ultima cosa, perché madre natura una volta che fa crescere tutta la sua abbondanza sarà bello, ve lo posso assicurare, ma andiamo a creare sistemi che ci ridanno, ci ritornano subito qualcosa, che sia cibo, che sia protezione o che sia forza economica. Gli ultimi punti, raga, sono belli tosti, quindi attenzione più di prima. Ma prima di continuare, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e spuntate la campanella, perché il vostro sostegno è indispensabile al canale della Contea e a tutta la nostra fattoria per continuare a fornirvi questi video che possono aiutarvi, e spero che lo facciano, se decidete di cambiare la vostra vita in meglio, ovviamente. L'ottavo consiglio che vi do per mia esperienza personale, ma che ci dà anche la permacultura, è quello di osservare tutte le interazioni che i sistemi che creiamo svolgono e allacciano con tutto il mondo esterno, ricordiamoci che niente è un'isola, e migliorarle.
perché per creare un ciclo chiuso, raga, tutto quello che dobbiamo fare è creare una rete di interconnessione fra i vari sistemi e all'interno del sistema stesso. Per esempio, se un pollaio ci produce del compost come la Raggen House, qua vi lascio il video, il compost andrà a essere utilizzato all'interno del nostro orto, che produrrà un'abbondanza allucinante proprio per la fertilità di quest'ultimo. Tutto il surplus andrà a essere usato per dar da mangiare alle nostre galline, e qui già è un'interazione, una connessione che va a ciclo chiuso. Per fare un esempio, e se vediamo che questi sistemi sono eccezionali, funzionano a bomba, il nono punto che dobbiamo sviluppare, il nono consiglio che vi do, è quello di espanderli. Una volta che vediamo che un sistema, che sia la food forest, che sia l'agroforestale, che sia l'agrosilvopastorale, che sia qualsiasi tipo di sistema che va bene per il nostro caso e per il nostro sito specifico, andiamo ad espanderlo, non solo propagando lo stesso sistema, ma anche riallacciando le stesse connessioni che abbiamo creato con gli altri sistemi. Anche le consociazioni che vediamo che funzionano fra piante, alberi, arbusti, ortaggi o via dicendo, che vediamo che funzionano e creano materia organica, creano suolo, creano abbondanza, andiamo a propagarli e andiamo a riprodurli, perché il punto focale e l'obiettivo di qualsiasi sito in permacultura o di persone come noi che vogliono cambiare vita è quello di rigenerare il suolo. E questo perché? Perché è il miglior investimento che possiamo fare, perché dal suolo vengono i vegetali servono per dar da mangiare i nostri animali servono per dar da mangiare al suolo, sia con le carcasse sia con il letame, e quindi il ciclo si chiude. Ma in primis dobbiamo recuperare i nostri suoli. E quindi qual è il decimo punto, il più importante, raga? Beh, l'avrete oramai capito, e cioè creare dei cicli chiusi che possano negli anni, ovviamente, autogestirsi da soli e non solo ritornare allo zero e restituire tutto quello che hanno preso, ma una volta che fanno il giro dare di più. Lo so che in fisica questo è impossibile, ma madre natura lo fa da millenni e non vedo perché noi non possiamo aiutare e accelerare questo processo. Bene raga, spero che questi punti, o almeno alcuni di loro, possono darvi degli spunti o la forza per iniziare a pensare di cambiare vita e migliorare le vostre condizioni. Non diamo solo benessere agli animali, pensiamo anche al nostro e quello della nostra famiglia. E Lorenzo Bentivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video. Alla prossima, raga.